Vai, prego. Bentornato al gol e bentornato anche a Carlo Ilari, perché oggi hai sbloccato una partita che si è messa subito bene e che credo sia da annoverare fra le migliori prestazioni del Teramo degli ultimi mesi, perché per un tempo e mezzo il Teramo ha giocato veramente alla grande. Ve ne siete resi conto in campo? Sì, cioè, è stata fatta una buona partita, l'avevamo preparata bene e sono contento appunto che il mio gol ha permesso di sbloccarla e magari di metterla un po' in discesa, ecco. E siamo stati bravi perché oltre a fare, come hai detto tu, una buona partita, una buona prestazione, mi è piaciuto anche lo spirito che abbiamo avuto alla fine, in cui nelle difficoltà siamo stati compatti, abbiamo cercato di subire il meno possibile, quindi secondo me, io sono tanto contento per la prestazione della squadra, ma anche per l'atteggiamento che abbiamo avuto. E dobbiamo ritrovarci un pochino da questo punto di vista e dobbiamo continuare su questa strada. È una vittoria che abbiamo fortemente voluto e quindi niente, deve essere un punto di partenza per poter ricominciare, insomma, un cammino che secondo me dobbiamo avere. Ciao Carlo e complimenti per il gol. Senti, una grande prova di carattere, direi tanta voglia di vincere, ha messo in campo il Teramo, ma anche un Teramo molto bello da vedersi nelle trame e nei meccanismi di gioco. Sì, come ripeto, la partita è stata preparata molto bene. A volte le cose riescono più facilmente, altre volte in modo diverso. Oggi diciamo che quello che abbiamo provato siamo stati bravi poi a riportarlo in campo. E niente, quindi dobbiamo proseguire, sappiamo che dobbiamo migliorare tanto. Abbiamo passato un periodo un po' altalenante, con più bassi che alti. E quindi dobbiamo cercare di ritrovare l'entusiasmo che avevamo all'inizio per poter continuare a vincere. Buonasera Carlo, ben ritrovato, benvenuto in diretta con l'Abruzzo del Pallone. Ti chiedo, dal 31 ottobre, non solo gara di andata, ma gara decisa da Carlo Ilari, fino al 28 di febbraio, sono passati 4 mesi, ci racconti un po' come le hai vissute questi 4 mesi, non i tuoi migliori 4 mesi. No, assolutamente, io sono consapevole, insomma, del periodo un po' di bassi che abbiamo avuto, ecco. Quindi penso che dobbiamo cercare di migliorarci e non guardare a quello che è stato in passato, ecco. Come non l'abbiamo fatto quando le cose sembravano andare molto bene. Dobbiamo, insomma, lasciarci alle spalle questo momento un po' negativo e niente, l'ho vissuto chiaramente con dispiacere, perché è chiaro che quando le cose non riescono e le cose non vanno bene, è chiaro che si cerca sempre di trovare una soluzione che a volte è difficile, perché chiaramente ci sono anche gli avversari, quindi abbiamo sofferto un pochino e, come ripeto, spero che questo sia un punto di partenza per ritrovarci e per continuare il cammino che avevamo intrapreso all'inizio. Carlo, ciao. Ciao, ciao Pedro. Voglio chiederti, la Paganese continua a portarti bene? Perché questo, se non sbaglio, è il quinto gol in carriera che fai alla Paganese. Quindi, insomma, bisognerebbe giocare sempre contro di loro per vedere un Ilari al top. Oh, vabbè, ma penso che sia una casualità, insomma. Oggi sapevamo di incontrare una squadra in salute che nelle ultime partite aveva fatto molto bene e quindi sono molto contento dell'attenzione che abbiamo avuto e appunto della prestazione che abbiamo fatto. E niente, per quanto riguarda la Paganese, insomma, come ripeto, è una casualità, ma deve essere un punto di partenza, ecco. Carlo, non so se nello spogliatoio c'è stato un po' da dirsi qualcosa sulla doppia ammonizione di Piacentini e sulla squalifica prossima di Bombaggi, perché sono un po' le macchie di questa domenica calcistica, credo, no? Sì, fa parte un po' del gioco. È chiaro che su quello di Piacentini purtroppo è scivolato e quindi si è dovuto, insomma, ha dovuto far fallo e chiaramente è stato espulso. Però
nelle dinamiche di gioco può succedere, come sbaglia un attaccante un gol, può sbagliare un difensore in una situazione. E quindi, come ho detto prima, a me è piaciuto molto lo spirito che abbiamo avuto anche alla fine, cercando di difenderci nel miglior modo possibile, nonostante l'inferiorità numerica. E per l'ammonizione di Bombaggi, purtroppo, non stavano rispettando la distanza, e quindi l'arbitro ha pensato che stesse perdendo tempo. Però, ripeto, è chiaro che perderlo per noi è una brutta cosa, però dobbiamo cercare di fare necessità di necessità virtù. E insomma, sono sicuro che tanto chiunque giocherà al suo posto farà una grande partita, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Senti Carlo, questa è una vittoria che rilancia il Teramo in classifica, e credi che questi 3 punti possano aver sbloccato ora il Teramo per un grande finale di stagione? Io, come dicevo, me lo auguro. Sappiamo che adesso abbiamo delle partite non difficili, ma difficilissime, contro grandi squadre che sono sopra di noi in classifica. E quindi dobbiamo dimostrare di esserci ritrovati, e dobbiamo continuare appunto su questa modalità di gioco, su questa voglia di vincere. E niente, insomma, mi auguro che sia, come ho detto prima, uno sblocco, un punto di partenza, perché dobbiamo tornare a essere quelli che siamo stati inizio campionato. Gaetano, puoi andare tu, che Jacopo è uscito un attimo. Allora Carlo, adesso all'orizzonte c'è una settimana nella quale potete lavorare tranquillamente, perché voi non farete l'infrasettimanale, però poi c'è questa gara con il Catanzaro. Non credi che siamo dinanzi un po' ad un bivio verità per il Teramo, anche sfruttando queste gare casalinghe che ci sono? Noi cerchiamo di andare in campo tutte le partite per provare a vincere, chiunque sia l'avversario. È chiaro che abbiamo delle partite molto molto difficili, ripeto, quindi le affronteremo una per volta con la giusta serenità. È chiaro che questa vittoria ci deve far capire che questo deve essere lo spirito, altrimenti insomma non si va da nessuna parte. Dobbiamo cercare di continuare e poi i risultati verranno da soli. Grazie, c'è Santoro già. Ok, grazie, ciao Carlo. Complimenti ancora. Ciao, ciao, ciao a tutti. Grazie. Salve. Ciao, ciao Simone. Complimenti. Complimenti Simone per la partita, perché ha giocato veramente una grandissima partita. 2 curiosità. La prima, se hai pensato di tirare invece di passarla dopo quell'incursione ad inizio ripresa, e la seconda, se c'era un fallo da rigore o meno su di te. Allora, nella prima, cioè, quando sono entrato dentro l'area, ho pensato di servire pinza perché mi sembrava che ero molto vicino alla linea di fondo, quindi non pensavo potessi tirare. Sulla seconda, sinceramente, non ti saprei dire, perché comunque sono entrato anche lì dentro l'area e a me è sembrato di essere stato toccato, però adesso, cioè, non ti saprei dire se era a rigore o meno, anche perché non mi ricordo se era un po' fuori aria oppure già ero arrivato dentro l'area. Ciao, ciao Santoro, intanto complimenti per la tua prestazione, è davvero il migliore in campo, e soprattutto, dicevi bene, meritavi anche il gol, ma è stata anche una grande prova di tutta la squadra oggi, no? Che voleva fortemente questa vittoria. Sì, intanto ti ringrazio per le belle parole, e poi sì, in questa settimana abbiamo lavorato tanto, avevamo proprio voglia di tornare a questa vittoria, perché comunque abbiamo fatto delle prestazioni importanti dove non ci premevano i risultati. Oggi comunque si è visto, abbiamo attaccato per tutti i 90 minuti, e abbiamo creato tante occasioni da rete e siamo contenti per il risultato. Vado io, Marco? Vai Gaetano, Jacopo torna dopo il mister, vai. Ah, ok. Allora, ciao Simone. L'ho chiesto pure prima a Carlo, adesso arriva il Catanzaro, che arriverà dopo la settimana, insomma dopo il turno infrasettimanale di riposo, quindi non giocherete. Potrebbe essere questo un po', diciamo, il periodo decisivo per le ambizioni del Teramo, non credi? Sì, sicuramente è un mese importante, dove affronteremo grandi squadre come il Catanzaro, la Ternana e il Catania.
sappiamo che in questo momento dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, ci impegniamo tanto durante la settimana e curiamo tutti i particolari, che come abbiamo visto che curando quelli è quelli che fanno tornare la vittoria, perché comunque anche oggi penso che abbiamo fatto tante occasioni da rete, abbiamo creato tanto e dobbiamo continuare così sicuramente. Per gran parte del primo tempo, cioè per il primo tempo, non il primo tempo, per buona parte della ripresa abbiamo avuto l'impressione che il Teramo si sia ritrovato, no? Perché abbiamo rivisto tante cose belle che avevamo visto in avvio di campionato. È una percezione sbagliata la nostra o anche voi siete convinti di aver recuperato nella globalità la condizione giusta, la condizione migliore di questa squadra? Ma sì, sicuramente posso dirti che stiamo ritrovando anche una condizione fisica ottimale e magari, cioè, io non penso che, diciamo che non siamo stati premiati con i risultati, perché comunque le prestazioni le abbiamo sempre fatte, non abbiamo mai sbagliato approcci alla partita, non abbiamo mai sbagliato le prestazioni, però comunque c'era sempre quel dettaglio, quel particolare che non ci permetteva di portare a casa i tre punti. Oggi penso che invece avevamo tanta voglia di ritornare a vincere e questo ci ha premiati. Sì, infatti dici bene, ed è una vittoria appunto come dicevi meritata, ma soprattutto un Teramo che ora ha fatto un grosso balzo in avanti in classifica, un bel passo decisivo, sesto posto. Tu la guardi la classifica? Ma noi ci diciamo sempre di non guardare mai la classifica, perché comunque siamo consapevoli che adesso arriveranno partite importanti e lì dobbiamo dimostrare il nostro valore. Sappiamo che quella di oggi comunque ci dà un'ulteriore forza per affrontare le prossime partite, perché se dimostriamo il nostro valore, se abbiamo questo atteggiamento, sicuramente poi i risultati verranno da soli. Simone, ti chiedo se sul piano personale questa la consideri la miglior partita di questa stagione? E se senti di essere arrivato ad un grado di maturità migliore rispetto appunto alle precedenti partite? Ah, sicuramente sì. Comunque adesso mi sento pronto, mi sento comunque più maturo rispetto alle partite precedenti. E ho trovato la mia dimensione e il mio compito è quello di aiutare la squadra, e comunque se faccio queste prestazioni anche merito loro che mi mettono nelle condizioni migliori per farle. Grazie. Grazie, ciao Domenico. Grazie. Ciao. Grazie. Prego. Mister, l'amarezza dell'espulsione di Piacentini e dell'ammonizione di Bombaggi mitigano un po' la soddisfazione di una grandissima prestazione? No, godiamoci la vittoria, perché è una vittoria importante, giocata bene, e sono contento perché i ragazzi si meritavano questa vittoria per come lavorano in settimana e perché sono ragazzi veramente eccezionali, quindi godiamoci la vittoria. Mister, buonasera, complimenti per la vittoria, un Teramo perfetto per intensità, per voglia di vincere e soprattutto anche bello da vedersi per le trame di gioco e per i meccanismi messi in campo, insomma. Allora, abbiamo giocato bene, si è rivista, cosa che secondo me in qualche partita avevamo un po' allentato, si è rivista una forte pressione sui principi di gioco su cui lavoriamo, e quindi sono contento. Perfetta no, perché abbiamo fatto degli errori, l'espulsione e altri errori secondo me, però ripeto, è una squadra che può migliorare, è una squadra che deve migliorare, e sono convinto che possiamo far bene e sono convinto che possiamo migliorare, quindi per riassumere sono contento della prestazione perché è stata una prestazione eccezionale, però ci sono tanti aspetti in cui si può lavorare e si deve lavorare. Mister, buonasera, ben ritrovato in diretta, faccio due domande e poi ovviamente diamo spazio giustamente ai colleghi. La prima, se è stato un pomeriggio insomma di assoluta tranquillità
ne sentivi particolarmente il bisogno, immagino. Allora, non è stata un pre-gara tranquillo, perché avevamo bisogno della vittoria, e quando devi vincere per forza purtroppo non è sempre così, e quindi c'è stata molta pressione per questa partita. Ci sono dei momenti in una stagione, ma anche nella vita in generale, in cui devi tirar fuori gli attributi e devi far vedere qualcosa, altrimenti poi il tempo passa e le occasioni vanno, e i ragazzi sono stati bravi a sfruttare questa occasione. Credo che abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti, però credo che la strada è ancora lunga, è ancora difficile, perché anche oggi giocavamo contro una squadra che, seppur giù in classifica, una squadra forte, secondo me, che è allenata bene, che ha fatto delle ultime quattro partite, se non sbaglio, due vittorie e due pareggi, insomma, è un campionato difficile, quindi è un altro piccolo passo, però credo che dobbiamo rimanere concentrati e continuare così. E poi un'altra considerazione che riguarda due singoli. La prima, Pinzauti era un po' arrabbiato al momento della sostituzione, e la seconda, l'ammonizione molto ingenua di Bombaggi, se gli ha detto qualcosa, se si è interfacciato con lui. No, Pinzauti, Lorenzo si era arrabbiato, scontento, è giusto che sia scontento, perché se un giocatore quando esce è contento non può giocare a calcio, quindi è giusto che sia scontento. E con Bombaggi non ho parlato, ma Bombaggi era in diffida, quindi se non l'avesse presa oggi, magari l'avrebbe preso in un'altra occasione, quindi peccato che salterà la prossima partita, però ci sta, era in diffida, quindi o la prossima o quella, un'altra l'avrebbe saltata, quindi cioè, andiamo avanti tranquilli. Dispiace. Grazie mister. No, dico, dispiace perdere Francesco in un momento di splendida forma, però ci sta, dobbiamo andare avanti. Grazie mister, buona serata. Noi possiamo rientrare, ovviamente, lasciando spazio. Mister, ciao, buonasera. Ciao. Ti chiedo, ieri avevi detto nella presentazione della gara il nostro margine di errore è ridottissimo, si è ridotto, no, per le prossime partite. Voglio chiederti se hai ottenuto dalla squadra la risposta che volevi, cioè considerando che è la prima volta che parli in questi termini, se sul piano della maturità hai avuto la risposta che volevi. Assolutamente sì, sono stati eccezionali questa sera, ma non avevo dubbio, perché ho la fortuna di allenare ragazzi favolosi. Il margine di errore è ancora ridottissimo, perché noi purtroppo abbiamo fatto due mesi in cui ci sono stati degli intoppi e in cui abbiamo perso terreno, e oggi non abbiamo più possibilità di sbagliare. Credo fortemente che arrivare all'obiettivo e arrivarci bene è importante, e quindi continuare a migliorare su certi aspetti secondo me è determinante, però i ragazzi hanno risposto in maniera incredibile, sono contento perché comunque se lo meritano. Mister, mi sarebbe piaciuto tanto smentire Paci titolando che la tua squadra ti smentiva, perché ho aspettato il terzo gol e vincere una partita finalmente 3-0, e lo avremmo anche meritato. Però purtroppo il terzo gol non è arrivato. Adesso fammi fare un po' l'avvocato del diavolo, ti chiedo due cose. Perché non hai avvicendato Piacentini dopo il primo tempo? Perché era ammonito e perché era facile sostituirlo avendo Soprano in condizione? E poi scusami, ma io oggi Pinzauti proprio non lo avrei avvicendato mai, perché mai come oggi mi sentivo che faceva gol e lo meritava, perché stava giocando una grandissima partita con Santoro. Lo so, sono scelte. Alla fine abbiamo vinto. Piacentini era ammonito, lo sapevo, però gli ho detto dentro lo spogliatoio, e posso condividerlo, tanto non, che un giocatore deve essere equilibrato in campo, e quindi se fa un errore non può, deve continuare durante la partita. L'esempio che gli ho fatto è: se ti svegli la mattina e la prima ora della giornata va male, non è che torni a letto, la giornata continua e devi farla andare bene la giornata, e così in campo la stessa cosa.
mi aspettavo, ha fatto una buona partita, non mi aspettavo quell'errore che purtroppo è capitato. Sono abbastanza arrabbiato perché già ci siamo cascati a Caserta, e quindi quel margine di errore che dico, se vogliamo ambire a delle buone posizioni di classifica, non possiamo più permetterci di fare errori. Ne faremo, ma spero che siano ridottissimi. E per quanto riguarda il cambio di Lorenzo, perché loro si erano messi 4-4-2. Noi abbiamo giocato con le due punte il primo tempo. Poi nel momento che loro hanno cambiato modulo, secondo me, mettendo un trequartista come Mungo, farlo giocare alle spalle dei mediani, pensavo che avremmo potuto creargli maggiori problemi. Nel momento che è entrato Mungo abbiamo avuto un paio di occasioni, poi dopo l'espulsione ha cambiato un po' la partita, però ho fatto questo cambio tattico perché secondo me giocare con un trequartista alle spalle dei loro mediani ci poteva, con i due esterni che entravano dentro, ci poteva portare maggiori soluzioni. Poi sono scelte, sai. Ecco, mister, io vorrei sottolineare anche la buona condizione fisico-atletica della squadra che ha corso dall'inizio fino alla fine, e per la seconda volta oggi ho avuto la possibilità, lei, di schierare lo stesso 11 in campo. Ecco, quello è importante. Questo è importante. Questo è importante, questo è fondamentale, perché abbiamo visto, e credo che oramai siamo consapevoli, che questa squadra ha degli equilibri. E meno si toccano e meglio è semplice, e quindi bisogna andare avanti e sperare di non avere tanti intoppi nel proseguo del nostro cammino. Per quanto riguarda poi certe situazioni che dobbiamo migliorare, parlo sempre di processo, perché dobbiamo ancora capire come gestire certe situazioni e come capire determinati elementi all'interno della partita, però questo fa parte di un normale processo di crescita su cui stiamo lavorando. Però questa formazione qua ci dà delle garanzie. Mister, alla fine c'è stato un po' di nervosismo, anche stavolta, insomma, un po' come era finita l'andata. No, non è successo niente. No, non è successo niente. Sei stati bravi a rientrare dentro. Va bene. Grazie. Grazie mister, complimenti, grazie, ciao. Voi. Ciao mister. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. 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 Ciao a tutti, ciao. Ciao. Tutto buono? No. Poi là è stato espulso Gatta, Marco, vero? Esattamente, sì. Esatto. A posto. Thank you. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao.